Adesso vedremo come andrà il voto in aula alla Camera stamattina. Vediamo però le misure, perché mi sembra importante anche i punti che sottolineava De Manzoni. Obbligo di mascherine all'aperto tranne che per i congiunti, quindi divieto di assembramenti, questo è sostanzialmente quello che resta anche rispetto a prima. Limitazioni a feste, eventi, cerimonie, divieto per le regioni, il punto politico che sottolineava De Manzoni, divieto di provvedimenti meno restrittivi rispetto a quelli del governo, ricorso ai militari, l'uso dell'esercito per il controllo del territorio. Intanto chiedo a Cartabellotta cosa ne pensa, perché c'è davvero questa condivisione da parte di tutti per gli esperti appunto di Covid e di virus sul no alle mascherine, all'obbligo delle mascherine all'aperto. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, fino a non moltissimo tempo fa si puntava soprattutto su due aspetti per la riduzione del contagio da soggetti asintomatici, l'uso della mascherina e il distanziamento. Adesso la ricerca è andata avanti, soprattutto in questi mesi, ha fatto capire altre cose, che ci sono fattori che sono legati alla areazione degli ambienti, sono legati alla quantità di persone che si trovano in uno spazio, sia esso aperto sia chiuso, all'interno diciamo, di un volume di spazio, e c'è anche il tipo di attività, cioè stare in silenzio, parlare in maniera normale, piuttosto che gridare o urlare, non hanno la stessa probabilità di contagio. Certo. Cosa significa questo? Che la mascherina all'aperto quando riduce la probabilità di contagio? Quando ci sono degli assembramenti di persone molto vicine, soprattutto in aree che in inverno potrebbero anche essere più frequenti, meno areate, per esempio dei gazebo piuttosto che delle stradine strette, e soprattutto dove magari si alza la voce, si canta, si urla, si grida. Quindi fa scopa, lei dice, col divieto di assembramenti? Come? Fa scopa col divieto di assembramenti. Però in qualche maniera contrasta quello che è diciamo, anche una situazione anomala, perché noi da un lato giustamente vogliamo le mascherine all'aperto anche per ridurre quel 5-10% di probabilità di contagio, certo. Ma c'è anche il problema che ci troviamo con mezzi pubblici straordinariamente affollati, dove anche l'uso della mascherina, visto l'affollamento delle persone e la scarsa quantità di aria che circola, determina comunque un rischio elevato nonostante l'uso della mascherina stessa. Quindi sarebbe opportuno ragionare sulla base dei dati scientifici su provvedimenti che siano univoci per la riduzione del rischio, perché altrimenti noi abbiamo degli alti e dei bassi che finiscono per creare delle contrapposizioni politiche che in questo momento non fanno assolutamente bene al Paese e danno un vantaggio al virus. Tra l'altro chiedo a un tecnico come Cartabellotta di giudicare queste immagini. A proposito di quello che si diceva prima, obbligo di mascherine, però se non ci sono assembramenti, è il caso... Facciamo finta di essere prima del 21 febbraio del 2020, perché vedere queste scene oggi significa assistere a delle situazioni che possono innescare dei focolai molto di grande dimensione. Questo. I dati della Fondazione Gimbe, a partire dai positivi. Allora, è una curva che già fa capire tutto, una crescita costante e che è preoccupante. Ma qual è oggi, Cartabellotta, la situazione? Quanto dobbiamo essere preoccupati? Perché tra negazionisti e allarmisti non sappiamo più a chi credere. Io credo che ci voglia una maggiore consapevolezza pubblica, partendo proprio dalla conoscenza delle dinamiche dell'epidemia in questa fase, che non può essere paragonata allo tsunami della primavera scorsa. Partendo proprio dai dati e dalle dinamiche che sono diversi. Noi fino a fine luglio avevamo mediamente 1400 casi settimanali, quindi mediamente 200 al giorno. Settimana dopo settimana questi casi sono aumentati e nell'ultima settimana, noi facciamo il monitoraggio mercoledì, martedì, sono schizzati rispetto alla precedente da 12.002 a 17.002. Questo a poco, come vedete, fa salire la curva dei casi attualmente positivi, cioè del bacino delle persone che al momento per la larga parte, 94-95%, stanno in isolamento domiciliare, per un 4-5% stanno in ospedale e per circa lo 0,5% in terapia intensiva. Però qual è il problema? Il problema è che noi non dobbiamo arrivare a sovraccaricare prima i servizi territoriali e poi quelli ospedalieri. Cioè, oggi la dinamica che cosa ci dice? Che se quel numero continua a crescere con quella tendenza, e tra l'altro vedete che questa settimana la curva che cresceva in maniera lineare si sta impennando verso l'alto, noi rischiamo tra un mese di avere il quadruplo, il quintuplo di soggetti attualmente positivi, e quando la situazione sfugge di mano al controllo epidemiologico dei servizi territoriali iniziano a sovraccaricarsi gli ospedali. E sebbene il dato nazionale sia tutto sommato sotto controllo,
controllo, il rischio è che questo in alcune regioni già adesso cominciano a vedersi i primi segni di sofferenza. Sentivo De Manzoni dire che sono asintomatici, allora facciamo vedere il cartello 5, lo chiedo alla regia, su invece ricoveri in terapia intensiva, perché questo è significativo, no, dice asintomatici. Questo fa vedere sostanzialmente che cosa? Che noi ora dobbiamo immaginare una dinamica diversa. Se voi vedete, al 20 luglio noi avevamo circa 700 pazienti ospedalizzati con una quarantina in terapia intensiva. Settimana dopo settimana vedete che la fascia arancione, che sono i ricoverati con sintomi, aumenta. Ieri siamo arrivati a circa 3.700, quindi partendo da 700, e quelli in terapia intensiva, che erano 40, sono poco più di 300, quindi il rapporto è 1 a 10. Quindi noi non dobbiamo più immaginare quella prima fase della grande esplosione della pandemia, certo, che ci è arrivata all'improvviso con un servizio sanitario impreparato, con la carenza di mascherine e dispositivi individuali. Ma ora immaginiamo che noi dopo il 3 giugno, quando abbiamo riaperto la mobilità interregionale e anche i confini internazionali, è un po' come al Monopoli, si riparte dal via e quindi ricominciamo a contare. Quindi scordiamoci quella fase, perché quella fase non si potrà mai più verificare. Noi ora dobbiamo mettere in atto tutte le strategie, in parte legate ai comportamenti della popolazione, ma in parte anche al potenziamento dei sistemi sanitari regionali, non solo ospedalieri ma anche territoriali, tamponi e quant'altro, perché dobbiamo evitare il sovraccarico, perché quando si sovraccaricano i servizi territoriali, poi a poco si arriva però su questo c'è un allarme, dopo lo vedremo con un servizio a Napoli, che riguarda, cioè i focolai si sono spostati, l'allarme riguarda la prima regione per contagi in questo momento in Italia, 395 ieri, e la Campania. Questo non è preoccupante se la Campania diventa la nuova Lombardia? Ma è preoccupante, perché se noi quando parliamo di seconda ondata la guardiamo, diciamo, rispetto alla grande montagna, quindi nazionale, che abbiamo avuto nella prima, dove era condizionata prevalentemente dai contagi di tre regioni, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, a cui poi si è aggiunta la Liguria, il Piemonte. Ma se noi oggi spacchettiamo le ondate prima e seconda, fermato però, assolutamente, adesso è diffuso. Non solo si è diffuso, ma se noi ora spacchettiamo le varie regioni, noi adesso vediamo che al sud la seconda ondata già è più alta della prima, perché di fatto noi, certo, durante la primavera nelle regioni del sud, grazie al lockdown, non abbiamo portato il virus, nessuno era venuto a contatto con il virus, e adesso invece, trovando una popolazione praticamente con pochissime persone con anticorpi, diciamo, il virus si è diffuso, e sappiamo bene quanto al centro-sud la situazione sanitaria, ospedaliera in particolare, non sia sufficientemente preparata. È in grado di affrontare un'eventuale seconda ondata? Io direi, diciamo, ni, perché il problema reale è che ancora noi non sappiamo, rispetto al potenziamento effettuato dai posti letto ospedaliero in terapia intensiva delle regioni, quanti, soprattutto le terapie intensive, siano posti reali e quanti siano posti on demand, cioè attivabili al bisogno. Ah. E soprattutto non sappiamo quanto ci sia personale disponibile, perché il potenziamento del numero dei posti letto è un fatto strutturale, ma la possibilità che funzionino è legato alla, certo, presenza di specialisti. Personale sia sanitario. Però cartabellotta velocemente, perché poi voglio sentire Sibilia e Durigon, l'OMS finalmente ieri si è sbilanciata, ha detto che c'è la speranza del vaccino anti-Covid entro la fine dell'anno, è credibile? Ma guardi, io sul discorso del vaccino vedo troppi annunci politici da un lato e dall'industria dall'altro. Vaccinare, avere la disponibilità del vaccino significa che la scienza lo sviluppi, prima sicuro, poi efficace, e poi l'industria lo produca su larga scala per tutta la popolazione. Sì, poi quindi devi non è che appena il vaccino comunque, arriva, non è che se vaccini proprio. Noi domani mattina abbiamo 60 milioni di dosi, quindi noi, al di là della possibilità della disponibilità del vaccino, avremo un periodo medio-lungo di convivenza durante il quale dovremo abituare una serie, diciamo, di attività nel corso degli anni passati e nella nostra vita abbiamo sempre fatto in maniera diversa. Questo non significa assolutamente che ci siano, voglio dire, delle limitazioni della libertà personale. Mi si permetta solo di dire una cosa. Sì. La pandemia, dal punto di vista, diciamo, di quelle che sono i cortocircuiti istituzionali Stato-Regione, che in sanità caratterizzano e sono un marchio, diciamo, di fabbrica del nostro Servizio Sanitario Nazionale, l'ha un po' evidenziata. Bisogna che ci sia più Stato e che ci siano più regioni senza derive regionaliste. Noi non abbiamo bisogno, voglio dire, di identificare quelle che sono le necessità del territorio con derive regionaliste. Cioè, lo Stato deve definire quali sono i criteri generali da seguire e quali sono i risultati da ottenere. Poi le regioni devono organizzarsi per conto proprio. E anche, mi si permette, il termine di governatore in Italia si può assegnare solo a quello della Banca d'Italia. Si tratta di presidenti dei consigli regionali, quindi anche questa, diciamo, questa deriva, diciamo, di nomenclature in qualche maniera vuole spostare contro il partito dei governatori, perché voi si parla...